Anima Urbania è un laboratorio succulento di piante grasse a basso consumo d'acqua. Oggi noi siamo al trattore nella Valle dei Casali, ma nasciamo all'Università LUISS di Roma come un vivaio per permettere agli studenti di prendersi una pausa dallo studio e avvicinarsi al mondo della natura ed utilizzare tramite le piante grasse anche una cultura e conoscere una filosofia della sostenibilità. Ci siamo dal 2017 e oggi abbiamo un vero e proprio vivaio che fa anche dei workshop dove aiutiamo sia le persone ad integrarsi socialmente, a conoscere la natura maggiormente ed imparare quali sono, diciamo, i metodi migliori per essere anche vicini alla natura con le pratiche piuttosto che solamente con la mente o con i libri. Il creatore di tutto ciò è Marcello Di Paola, un filosofo di sostenibilità e anche professore della LUISS, il quale con gli studenti ha deciso di avviare questo progetto all'interno dell'università nel 2017, il quale poi, diventando particolarmente grande e avendo particolarmente successo tra gli studenti, ha dovuto spostarsi più in là e più in un posto più grande qui nella Valle dei Casali. Anima Urbania offre servizi di rigenerazione urbana, tant'è per esempio un episodio di rigenerazione urbana dove ha partecipato Anima Urbania all'Esquilino davanti al mercato, dove è stata ripresa l'aria e sono state messe piante a basso consumo d'acqua, quindi si è cercato di rispettare inevitabilmente la sostenibilità e appunto l'attenzione anche al paesaggio. E quello che noi offriamo sono sicuramente moltissime piante grasse, l'amore per le piante grasse e per la natura e agli interessati anche volendo delle tips, cioè dei piccoli consigli su come utilizzarle e sul come avvicinarsi ad esse. L'obiettivo di Anima Urbania è sicuramente quello di continuare a crescere piante grasse e di avvicinare sempre più persone a questo, ma allo stesso tempo di avere un ruolo magari seppur marginale ma incisivo nella urbanità e nel verde urbano della città in cui ci troviamo. Le piante grasse perché sono secondo noi un ottimo spunto anche dal punto di vista filosofico, perché a differenza delle altre piante non competono tra di loro e sono molto lente. Quindi l'approccio che noi cerchiamo di trasmettere, la filosofia che noi cerchiamo di trasmettere alle persone è quella di fermarsi e seguire i tempi della natura, che sono molto lenti e sono molto più lenti dei tempi che siamo noi abituati a seguire, che sono più da giungla piuttosto che da deserto. Noi preferiamo tempistiche da deserto e quindi cerchiamo di utilizzare poca acqua e cerchiamo di farle crescere secondo le loro tempistiche. Ovviamente questo richiede molto tempo, ma non abbiamo fretta.